Buongiorno a tutti, abbiamo oggi qui con noi Vittorio Agnoletto che ringrazio a nome dell'associazione Sottosopra e volevamo fare un po' un punto su quello che è successo sulla vicenda coronavirus dall'inizio fino a questi giorni. Parto subito con una domanda forse un po' ampia, però volevo chiederle secondo lei che cosa non ha funzionato nella gestione del coronavirus. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Abbiamo preparato un lettino per trascorrere la notte? Beh, magari riassumendo, così mi rendo conto che ci sono molte cose da dire su questa cosa, però. Allora, proviamo a fare un riassunto dall'inizio fino alla situazione attuale. Allora, prima di tutto esiste una finestra d'opportunità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la chiama così. Cos'è la finestra d'opportunità? È il periodo che intercorre dal momento in cui in una zona del mondo si viene a scoprire un nuovo agente infettivo e si arriva a conoscere le modalità di trasmissione di questo agente infettivo, a quando questo agente infettivo compare in un'altra parte del mondo. Allora, tra questi due tempi c'è lo spazio a disposizione dei governi e delle istituzioni per prepararsi a ricevere questo nuovo agente infettivo e quindi per organizzare la società, le strutture sanitarie, eccetera, a fronteggiare, a bloccare l'arrivo del virus o comunque a ridurne l'impatto. Da un punto di vista sanitario, medico-sanitario, perché io parlerò di questo perché questo è il mio specifico come professione, in quel lasso di tempo, che è stato superiore a un mese, praticamente non è stato fatto nulla. Al di là degli interventi relativamente al blocco degli aerei che arrivavano dalla Cina, peraltro senza bloccare i passaggi attraverso gli hub intermedi, ma comunque sul piano sanitario nulla è stato fatto. Così è accaduto che quando il 21 di febbraio a Codogno è stato individuato il primo caso ufficiale di coronavirus, tutto il mondo sanitario, l'organizzazione sanitaria e il mondo politico si sono trovati totalmente impreparati a fronteggiarlo. Che cosa è accaduto? Per esempio, una delle prime cose fondamentali sarebbe stato quello di mettere immediatamente a disposizione un numero di telefono dedicato a queste nuove infezioni in modo tale che le persone che ritenevano di poter avuto questa infezione o che volevano semplicemente avere informazioni potevano telefonare il numero dedicato senza dover telefonare al 112, che è il numero per tutte le emergenze e che non può subire un sovraccarico incredibile di persone che chiamano per una situazione che non è di emergenza nei termini di minuti o ore. Voi dovete considerare che il 112 viene chiamato anche da chi ha un infarto e ha bisogno immediatamente di avere un'ambulanza. Quindi questo è stato il primo errore. I numeri dedicati vengono individuati in una fase molto successiva e a questi numeri viene dedicato poco personale non in grado di rispondere al numero di richieste. Seconda questione. Il virus è come possiamo immaginarlo, una grande onda che arriva dal mare e che rischia di andare a schiantarsi sulla spiaggia dove ci sono i bagnanti, gli ombrelloni, i bambini che giocano. Allora bisogna costruire una prima linea di frangiflusso che serve per rompere quest'onda e far sì che quando poi l'onda arriverà, avrà un impatto minore, quindi non distruggerà tutto. Questa prima linea è costituita da varie strutture che la nostra sanità ha o dovrebbe avere. E allora adesso io sposto un momento il ragionamento e gli esempi sulla regione Lombardia, che è stata la regione maggiormente coinvolta e che ancora oggi, mentre noi parliamo, ha il 50% dei decessi e poco meno del 50% delle nuove diagnosi che vengono fatte ogni giorno. La prima linea di questo frangiflusso avrebbe dovuto essere la rete di medici di medicina generale, quelli conosciuti normalmente come medici di famiglia o come medici di base, che è una rete che ci invidia tutto il mondo.
è l'eredità migliore che noi abbiamo della legge di riforma sanitaria, la 833 del 1978, che istituiva il servizio sanitario universale. Non dimentichiamoci che i medici di famiglia sono iscritti tutti i cittadini italiani, tutti gli immigrati regolari e tutti i minori immigrati irregolari. Questi medici possono avere un quadro complessivo dei loro pazienti, dei loro assistiti, possono avere dei dati anamnestici, hanno una cartella clinica, spesso conoscono anche le dinamiche interno alla famiglia, o almeno in parte, e sono ovviamente il punto di riferimento primo per la popolazione. Questi medici andavano informati, preparati e andavano muniti degli strumenti fondamentali quali i dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine. Questi medici in regione Lombardia sono stati abbandonati totalmente a se stessi. Possiamo fare tanti esempi. Abbiamo detto che il primo caso diagnosticato è del 21 febbraio a Codogno. L'ATS, che sarebbe l'ASL, noi in Lombardia le ASL si chiamano ATS, ma comunque la stessa cosa, la prima mail che arriva ai medici di famiglia da parte dell'ASL ATS è datata 2 marzo e dice che il giorno dopo, nel pomeriggio, questi medici potranno andare a ritirare le mascherine, eventualmente i guanti e i camici monouso. Il giorno dopo, quando questi miei colleghi andranno per ritirarlo, scopriranno che verso la fine del pomeriggio questi strumenti di protezione sono ampiamente razionati perché sono praticamente terminati. E quindi dal 21 di febbraio al 2 di marzo non hanno ricevuto nulla, nulla. Conseguenza è stato che un gran numero di medici di famiglia si è infettato, con la conseguenza che da un lato non ha potuto più lavorare, dall'altra parte ha rischiato di trasmettere l'infezione ai propri pazienti. Non solo, questa rete di medici non ha ricevuto neanche le informazioni su come doveva comportarsi rispetto ai propri assistiti. Per esempio, l'indicazione di non far venire le persone in ambulatorio, oppure di suddividere gli orari in cui ricevevano le persone che ipotizzavano di avere il Covid rispetto alle altre persone, cosa suggerire per telefono, quali consigli dare. Niente, abbandonati completamente a se stessi. Seconda questione. Esistono ormai, sono abbastanza conosciute, se ne è parlato in queste settimane, le linee guida sulle indicazioni per le misure di precauzione universale individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità rivolte a tutto il mondo sanitario, che alla fine dicono una cosa molto semplice: se devi andare a visitare o se viene da te per essere visitato in una fase di epidemia una persona di cui tu non conosci la condizione, non sai se è stata infettata o se non è stata infettata, tu devi comportarti come se quella persona fosse stata infettata. Devi prendere le precauzioni universali. Ovviamente su questa indicazione dell'OMS, le regioni, l'ASL, ATS, eccetera, avrebbero dovuto in tutti questi anni normalmente lavorare, dare l'informazione, fare corsi di formazione, distribuire gli strumenti di prevenzione. In regione Lombardia queste linee guida erano praticamente totalmente ignorate. Ecco che la sera del 21 di febbraio noi veniamo a sapere, poche ore dopo l'individuazione del primo paziente positivo al Covid, veniamo a sapere che ci sono già una parte del personale sanitario, alcune persone del personale sanitario, alcuni medici che si sono infettati proprio lì a Codogno. E non solo, che l'infezione è stata trasmessa anche ad altri cittadini che erano ricoverati per altre patologie. Allora, non è normale che di fronte a un'epidemia a un mese e mezzo, anzi ormai a più di 2 mesi, a quasi 2 mesi di distanza da quando si è conosciuto il caso in Cina e da più di un mese da quando si conoscono le modalità di trasmissione dell'infezione, non è normale che una grande quantità di medici ed operatori sanitari si siano infettati. È una cosa assolutamente inaccettabile. Significa che tutti questi programmi di precauzione non sono stati utilizzati. Terza questione, sempre rispetto alla prima linea. Noi dovremmo avere delle unità di assistenza domiciliare che, una volta che i medici di famiglia hanno individuato delle persone che possono essere state colpite dall'infezione, queste persone
inizialmente per tutta una prima fase e fino in fondo, se poi la patologia non evolve, possono essere assistiti a casa. Allora ci volevano le USCA, che sono le unità di assistenza domiciliare, in questo caso rivolte direttamente ai pazienti Covid positivi. Nulla di tutto questo, assolutamente. Le USCA verranno attivate in Lombardia oltre un mese dopo il 21 di febbraio e in un numero talmente irrisorio che servono a ben poco. Fino a pochi giorni fa i sindaci della zona di Milano e Lodi protestavano perché di fronte a un numero ipotizzato di 65 USCA, e siamo già alla fine di aprile, arriviamo ai primi di maggio, ne erano presenti meno di 10. Queste unità devono fare assistenza domiciliare e insieme al medico di medicina generale, quindi alternandosi e coordinandosi tra di loro, quando vanno a visitare un cittadino che ha ipoteticamente questa patologia, cosa dovrebbero poter fare? Beh, prima di tutto la diagnosi, quindi possibilmente il tampone o indirizzarli in un posto a fare il tampone. Secondo, prestare la prima assistenza, il che vuol dire poter misurare l'ossigeno nel sangue, poter eventualmente disporre o procurarsi una bombola per l'ossigeno. Zero. Nulla di tutto questo nella loro disponibilità, adesso qualcosa le USCA in questi giorni. Quindi, che cosa è accaduto? Che questa prima linea è stata totalmente travolta dall'onda, perché mentre l'onda avanzava, per rimanere nella metafora, qualcuno che stava sulla spiaggia ha preso dei picconi e ha cominciato dall'altra parte, da parte della spiaggia, a picconare questa prima linea e a distruggerla. E questo è l'operato della regione Lombardia. Un operato che si è realizzato in quelle settimane nelle modalità che ho descritto, ma che è la continuazione di una logica che viene da lontano. Perché in tutti questi anni noi abbiamo assistito a che cosa? A un mettere in un angolo, considerare poco più che nulla i medici di famiglia, i medici di base. Non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto noi inteso come italiani in generale, un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti, lo era in agosto, che a metà agosto dichiarò che praticamente i medici di famiglia erano superati, non servivano più perché una persona si collegava al web e andava a cercarsi direttamente lo specialista. Evitiamo commenti su questa dichiarazione. La regione Lombardia questa dichiarazione la stava già applicando e l'ha applicata in modo molto chiaro e molto netto. Quindi medici di famiglia totalmente abbandonati a se stessi. Ma non solo. In tutti questi anni sono stati ridotti di numero e chiusi moltissimi servizi territoriali che costituiscono sempre una parte essenziale di questa prima linea. Facciamo due esempi. Uno sono i servizi di medicina preventiva sul territorio. Ormai sono, se va bene, riescono a occuparsi delle vaccinazioni e di poco altro. E secondo, cosa gravissima e soprattutto fondamentale anche oggi nella seconda fase, i servizi di medicina del lavoro. Perché che cosa accade? Che oggi il medico del lavoro è un medico a partita IVA che ha un contratto col datore di lavoro, il quale datore di lavoro lo può licenziare da un momento all'altro. Io sono medico del lavoro, nella mia vita mi è successo più di una volta. E quindi è un rapporto di tipo privato. Alle ASL, ATS, che cosa è rimasto? La funzione di controllo relativamente alle aziende per vedere come viene applicata la medicina del lavoro e in questo caso quali precauzioni si prendono. Ma se vengono tagliati i servizi, ridotti di numero, ridotto il personale disponibile, i servizi di medicina del lavoro non possono assolutamente far più nulla. Al massimo, se va bene, fanno un questionario per raccogliere informazioni e poi decidono di andare a fare un'ispezione in un'azienda, non so su quante centinaia. Allora, travolta questa prima linea, l'onda si abbatte completamente sulla struttura ospedaliera. Ma prima di parlare della struttura ospedaliera facciamo un altro esempio. Cosa è anche mancata? L'epidemiologia, che non è un gioco da bambini. L'epidemiologia è una scienza. Chi come me ha una specialità in sanità pubblica ha dovuto fare degli esami di medicina e di epidemiologia. Io sono un medico del lavoro, quindi una branca che sta nella sanità pubblica, ho fatto gli esami di epidemiologia. È una scienza. Allora, quando arriva una nuova infezione,
devi riuscire a costruire anche degli studi epidemiologici che permettano A, la sorveglianza sanitaria, due, una serie di informazioni alle quali puoi accedere, per esempio individuando un campione di popolazione numericamente limitato, stratificato per condizioni sociali, per tipo di patologie pregresse, per età e via dicendo, dentro questo campione indagare qual è la diffusione del virus per poter avere un'idea di qual è la diffusione in una popolazione più o meno omogenea. Zero di tutto questo. Uno degli strumenti fondamentali per la diagnosi e poi per gli studi di cui sto parlando è l'uso del tampone. Ma anche qua, cioè noi abbiamo assistito a discussioni sul tampone, è come se un gruppo di ragazze si trova in un bar e dice, beh, abbiamo questo strumento, che cosa facciamo oggi? Ma no, ma esistono documentazioni, corsi di formazioni, specialità, è uno strumento di sanità pubblica. Allora, uno strumento che può fare diagnosi dentro su una patologia di tipo trasmissibile, ci sono delle linee guida precise su come utilizzarle a livello internazionale. Cioè, tampone lo devi fare, prima di tutto sulle persone che mostrano una sintomatologia. Secondo, devi farlo sui contatti di queste persone e se qualcuno di questi contatti risulta positivo lo devi fare sul contatto del contatto, continuando ad andare a costruire dei cerchi concentrici sempre più ampi inseguendo il virus nel suo percorso. E questo ti permette, una volta che individui le persone positive e le metti in quarantena, di cercare di limitare la potenzialità di diffusione del virus stesso. Oltre ovviamente a dover fare il tampone rispetto agli operatori sanitari e cominciare da quelli che sono esposti maggiormente. Nulla è stato fatto. Il tampone e pochi tamponi sono stati fatti unicamente alle persone sintomatologie in fase grave della malattia che arrivavano in ospedale. Ma neanche a questi poi è stata fatta una raccolta anamnestica che avrebbe potuto permettere di rincorrere e di individuare poi i contatti. Zero. L'onda arriva a questo punto sul sistema ospedaliero e qui cosa trova? Trova un sistema ospedaliero che è stato tagliato nella disponibilità di posti letto da 20 anni a questa parte. Do un solo dato, 1981, quindi siamo subito dopo la riforma sanitaria che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e Universale, 1981 ci sono 530.000 letti a livello nazionale. 2017 siamo sotto i 230.000, non ci sono parole da aggiungere, è evidente il taglio che è stato fatto. Un taglio lineare, ripetuto dai vari governi che si sono susseguiti, un taglio applicato in tutta Italia e quindi anche in Lombardia. Questo taglio lineare è poi stato ancora più forte, più significativo rispetto ai posti della medicina d'emergenza, che come sapete alla fine era in un numero limitatissimo. In più in regione Lombardia c'è un'altra aggravante che attraverso il sistema costruito da Formigoni, che ha governato per circa 20 anni la regione Lombardia e che ha puntato tutto sulla sussidiarietà, si sono sviluppate in Lombardia tantissime aziende sanitarie, chiamiamole così, oppure cliniche, oppure strutture sanitarie private, che sono però state accreditate all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, in una logica ufficialmente definita sussidiarietà, ma dove queste strutture sanitarie non andavano a coprire quegli interventi sanitari previsti dai LEA, cioè dai livelli essenziali di assistenza, cioè quell'assistenza che deve essere dovuta a qualunque cittadino, ma che la struttura pubblica non riusciva a fare. Quindi non avevano un ruolo, diciamo, complementare, ma hanno un ruolo totalmente sostitutivo della sanità pubblica. Basta ricordare che poco meno del 40% della spesa sanitaria corrente della regione Lombardia e quindi spesa sanitaria pubblica, ha come destinatari strutture private convenzionate. Ora, queste strutture private convenzionate si comportano come una qualunque azienda privata, e cioè devono fare profitti e distribuire ai propri azionisti maggiori profitti possibili. Per loro più malati ci sono e più malattie ci sono, più c'è da curare, più c'è da guadagnare. Paradossalmente,
ma è un dato di fatto oggettivo, nessuno lo può smentire, l'attività di prevenzione non solo non interessa minimamente queste aziende private, ma anzi lavora contro di loro, perché una prevenzione ben fatta sostituisce, per usare la parola che loro dicono, cancella, anziché più sostituire, cancella dei clienti a loro, fa diminuire il numero di clienti che si rivolgono alle loro strutture. Quindi abbiamo una sanità privata che fa parte integrante accreditata del Servizio Sanitario Nazionale, ma a questa sanità privata non interessa nulla la prevenzione, anzi la vede col fumo negli occhi. E secondo, non interessano quei settori della medicina come le emergenze, come il pronto soccorso, dove la possibilità di fare profitti è estremamente limitata. Sono molto più interessati all'alta chirurgia, alla medicina personalizzata, alla ricerca sul genoma, alla cardiologia, alle patologie croniche. E questo pesa ovviamente sulla difficoltà e ritardi di risposte che il servizio ospedaliero riesce a fare. Siamo sempre su questo servizio ospedaliero. Che cosa accade? Anzi, cos'è accaduto precedentemente? È accaduto che per diversi anni, con un'accelerata negli ultimi 2 o 3 anni, la regione ha chiuso molti ospedali, ospedali territoriali, locali, e ha chiuso anche molti reparti di alcuni grandi ospedali, tra le proteste della popolazione. Questo nei fatti oggettivamente ha favorito lo sviluppo di strutture private che sono andate a coprire quelle esigenze nel territorio che prima erano coperte dalle strutture pubbliche. Nello stesso tempo la regione non ha messo in piedi quella rete di servizi, di strutture intermedie che dovevano essere rivolte o a popolazione con patologie croniche o a popolazione che usciva dalla fase acuta ospedaliera, non doveva rientrare in casa, non era in grado di tornare in casa e quindi doveva essere ospitato presso queste strutture intermedie. Anche queste sono ridotte al minimo. Allora, mettiamo insieme questi elementi. Arriva quest'ondata molto forte. Non è stato fatto nulla prima per cercare di fronteggiarla. Arrivano alla prima linea, la prima linea viene addirittura abbattuta dall'interno. Quindi l'onda arriva con una grande potenza su servizi ospedalieri che sono ridotti nella situazione in cui ho descritto. A questo punto i posti non erano sufficienti. E allora cosa abbiamo? Da un lato i medici che si sono trovati nella drammatica situazione di decidere chi andava curato e chi andava abbandonato al proprio destino. Secondo, abbiamo avuto il fatto che molte persone, soprattutto persone anziane con una sintomatologia grave ed evidente, sono stati lasciati a casa. Da parte del numero verde gli è stato detto di non rivolgersi neanche in ospedale e sono arrivati al decesso a casa. Terza cosa, che se mancando posti, quando il paziente superava la fase critica e quindi poteva uscire dall'emergenza, dovevano mandarlo da qualche altra parte avendo tutti i letti pieni. Non avendo attivato le strutture intermedie, non avendo bloccato l'ondata attraverso interventi territoriali, non avendo accettato per esempio la mia proposta, che era quella a quel punto di requisire le cliniche private, quelle non convenzionate, che in tutta questa vicenda se ne sono state assolutamente fuori, anzi hanno ereditato una parte delle visite che non faceva più il Servizio Sanitario Nazionale, che aveva disdetto e che i cittadini che possono pagare sono rivolti a loro. Andavano requisite se non ci stavano, invitate a partecipare se non ci stavano requisite queste cliniche private, e quei malati che uscivano dalla fase acuta, dalla fase grave, e che non avevano un posto dove andare, dovevano almeno essere indirizzati presso queste cliniche, assistiti in queste cliniche. Per motivi politici la regione non ha fatto questo, non ha neanche requisito strutture ospedaliere, e lì hanno fatto quell'altro disastro enorme che hanno mandato queste persone all'interno delle residenze sanitarie. Residenze sanitarie dove vi erano persone, vi sono migliaia e migliaia di persone fragili, in età avanzata, quindi esattamente il target preferito dal virus è quel target che più facilmente può arrivare al decesso. Sono usciti pochi giorni fa i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci dicono che l'età media dei decessi per Covid è 80 anni, quindi hanno mandato delle persone positive al Covid esattamente nel posto meno indicato.
Per di più, non hanno fornito al personale sanitario e non solo, assistenziale, che lavori in questa RSA, i dispositivi di protezione individuale, con il risultato che si sono infettate moltissime persone lì ricoverate e moltissime persone del personale sanitario e sociale che lavorano dentro questa RSA. Io conduco una trasmissione che si chiama 37.2 tutti i giovedì mattina alle 10.35 a Radio Popolare, e abbiamo definito insieme a Medicina Democratica un osservatorio coronavirus con vari servizi, vari mail per contattarci, tengo delle dirette Facebook tutte le domeniche sere, eccetera. Noi abbiamo lanciato subito una richiesta, una campagna rivolta ai magistrati perché intervenissero, perché a noi arrivavano decine e decine di segnalazioni delle tragedie che si consumavano dentro l'RSA, e finalmente a un certo punto i magistrati hanno aperto l'inchiesta e il resto è conosciuto come notizia. Aggiungo che non solo il personale dell'RSA è stato abbandonato a se stesso, ma anche il personale degli ospedali è stato abbandonato a se stesso. Io ho ricevuto telefonate, mail, eccetera, da tantissimi colleghi che dicevano: noi non abbiamo i dispositivi di protezione individuale. E allora come l'ha risolto la regione, o le ASL ATS o le SST, che sono sempre strutture ospedaliere? Mandando un numero adeguato di mascherine, di camici monouso, di occhialini, eccetera. Assolutamente no. È stato stabilito, e purtroppo questo c'è una responsabilità anche nazionale, va detto con chiarezza, che mentre le persone intendo tutti, coloro che erano stati in contatto con una persona Covid positiva, che sapevano di essere venuti in contatto, dovevano stare in quarantena almeno 2 settimane, a tutto il personale sanitario è stato detto: per voi questa regola non vale. Se un vostro collega si infetta, arriva alla fase sintomatologica, viene diagnosticato come Covid, voi andate avanti a lavorare, nemmeno il tampone è stato loro fatto, fino a quando eventualmente non arriva un'altra persona, un altro medico a sviluppare la patologia in termini sintomatici, a quel punto anche lui rimarrà a casa e gli altri continuano a lavorare. Qual è stato il risultato? Che inconsapevolmente hanno diffuso l'infezione i medici tra i loro colleghi e tra il personale lì ricoverato. Ed infatti ci sono state delle prese di posizione dell'Ordine dei Medici regionale, che non è proprio un organismo rivoluzionario, che però è stato durissimo rispetto alle regioni, dicendo: attenzione, perché voi state trasformando coloro che devono curare in potenziali vettori di infezione rispetto al resto dei cittadini. Questo quadro si è ulteriormente complicato nella fase numero 2. Perché cosa accade nella fase numero 2? Esce, tra le altre cose, esce anche un decreto, un'indicazione da parte del Ministero della Sanità, che dice: tutte le persone che hanno avuto una patologia Covid, io aggiungo diagnosticata o non diagnosticata, perché migliaia e migliaia sono le persone rimaste a casa senza che gli sia stato fatto un tampone, prima di tornare al lavoro devono avere dei tamponi che testimoniano la negatività per evitare di infettare. Perfetto, queste indicazioni arrivano ai medici del lavoro. Io sono un medico del lavoro. Vorrei sapere dove li facciamo fare i tamponi. Perché la regione Lombardia continua a insistere che i tamponi vengano realizzati solo e unicamente sulle persone sintomatiche, e oggi sono obbligate a fare il personale sanitario perché c'è un'indicazione ministeriale. Allora, in questo momento, nella regione che ha il 50% dei decessi per Covid, non è possibile fare un tampone. Io sto seguendo persone che hanno scritto al nostro osservatorio, ma tante, che sono a casa da settimane e settimane. L'ultima che mi è arrivata 2 giorni fa di mail dice da 8 settimane addirittura, con una febbricola, non sono riusciti a fare il tampone. E abbiamo i medici del lavoro che non sanno come fare. Quindi abbiamo persone a casa, persone da tornare al lavoro, non. In questo contesto abbiamo scoperto dei laboratori privati autorizzati dalla regione a fare i tamponi all'interno della medicina del lavoro, che arrivano a far pagare i tamponi anche 240 euro. Abbiamo scoperto e portato in trasmissione un caso perfino 332 euro. Ma poi su quello hanno detto che hanno sbagliato, hanno rimborsato. Si arriva dai 120 ai 240 euro per le aziende. Il singolo non lo può fare.
Allora, questo è molto grave, perché è come che la regione non esegue un compito che istituzionalmente dovrebbe eseguire, lascia il campo completamente aperto all'intervento del privato, che su questo crea un business incredibile. Anche qui, come si giustifica la regione? Ci mancano i reagenti. Ma io dico, com'è possibile che mancano i reagenti e i laboratori privati li hanno? E a me, che sono uno delle migliaia di medici iscritti all'Ordine dei Medici di Milano, è arrivata, come a tutti i miei colleghi, la pubblicità di laboratori privati che annunciano che, per esempio, da oggi, dal 11 di maggio, possono fare tamponi a tutti, anche ai singoli, quindi non solo per lavoro, e li offrono a un prezzo decisamente caro. Gestire la fase 2, rientro al lavoro, senza un piano di sorveglianza sanitaria, a mio parere, è una questione assolutamente dei responsabili. Certo. La questione dei tamponi. Sento un po' ritorno. Su questa questione dei tamponi ci sono anche delle ripercussioni per quanto riguarda i medici, e quindi il fatto che, per esempio, non si possa più qualificare la malattia come malattia, ma come infortunio sul lavoro, e in assenza di tampone non si può riconoscere in quanto infortunio sul lavoro. Questo è un problema grosso. Allora, l'INAIL ha accettato per il personale sanitario e per il personale sportellistico, cioè quello che sta in front office col pubblico, che l'infezione da Covid sia riconosciuta come infortunio sul lavoro. Questo è importante perché ovviamente significa un risarcimento e significa, se qualcuno dovesse evolvere, per chi ha avuto un'evoluzione verso il decesso, anche la reversibilità verso i familiari. E ha riconosciuto poi invece per tutti i lavoratori il fatto che la malattia da Covid non viene conteggiata all'interno del periodo di comporto, cioè del periodo massimo di assenza che uno può fare senza rischiare di essere licenziato. Però che cosa accade adesso? Che uno deve dimostrare che è a casa per malattia Covid. Se non gli viene fatto il tampone, come fa il personale sanitario, il personale sportellistico a testimoniare che è a casa per Covid e non per un'altra influenza? Allora, per ora l'INAIL accoglie queste domande, poi rimangono lì, ma non abbiamo nessuna certezza che da qui a qualche mese l'INAIL non le contesterà. Più che contestare, dirà: bene, qual è la documentazione che attesta che quel periodo che uno è stato a casa per infezione Covid o per rischio di infezione Covid? E qui, se uno non porta il tampone, come fa a dimostrare la venuta infezione? Quindi rischia di esserci un vulnus molto, molto grave per chi lavora soprattutto in questi settori. Certo. Ma il fatto che non si sia fatto come diceva lei, uno studio epidemiologico come doveva essere fatto da manuali, linee guida e quant'altro, viene semplicemente da una, no, sottovalutazione, cioè viene da una incompetenza, viene proprio da un incentivare un business privato dei tamponi e quindi non seguire quello che normalmente andrebbe fatto in queste situazioni? Ovviamente, mentre le cose che ho detto prima sono tutte documentate, su questo esprimo una mia opinione. Io credo che dipenda da più di un motivo. Sicuramente nessuno si offenda, ma dipende anche da forti elementi di ignoranza e di incompetenza presenti in chi doveva gestire tutte queste questioni, almeno questo è il mio parere. E poi c'è un altro aspetto. Tutta la sanità lombarda, io credo che sia un discorso che può riguardare tutta Italia, ma sicuramente la sanità lombarda è ancora oltre, molto più avanti delle altre, più avanti tra virgolette, è una sanità fortemente privatizzata, quindi con una componente privata accreditata, l'abbiamo detto prima, molto forte, ma dove la logica di gestione della sanità pubblica da parte di chi ha la responsabilità istituzionale per gestirla, la logica che guida questa gestione è assolutamente la logica della sanità privata trasferita nella sanità pubblica. Perché
Una sanità pubblica, qualunque sia, ma una sanità pubblica per definizione, ha un grande vantaggio a svolgere attività di prevenzione, perché quanto più interviene su delle malattie, evitando delle malattie, quanto più poi risparmia in termini di spesa pubblica per la cura. Ma invece il modo con cui è stata gestita la sanità pubblica in Lombardia è assolutamente speculare alla logica della sanità privata. Per cui, come dicevo prima, nella sanità pubblica sono stati cancellati, ridotti, privati di personale tutti i servizi territoriali di prevenzione. Ma questa è anche una funzione mentale. Significa che chi gestisce la sanità pubblica in Lombardia non ha minimamente in testa cosa sia l'epidemiologia, la prevenzione, la sorveglianza sanitaria. Sono parole che probabilmente hanno studiato forse sui libri di medicina 20 anni fa, ma poi che è uscita completamente questa parola, queste parole dalla loro pratica. E quindi secondo me non ne colgono neanche il senso e neanche l'importanza. Questi fattori messi insieme hanno prodotto il disastro. Certo. Quindi sì, è una questione proprio di impronta anche probabilmente di qualcuno che gestisce la sanità pubblica come se fosse un'azienda, perché non una... Esattamente, infatti, bravissima, perché infatti i direttori generali dell'ATS, SST, cioè ASL e ospedali, sono tutti di nomina politica, fatti dalla giunta regionale e dall'assessore alla sanità regionale, no? Che nominano questi. E la valutazione che viene fatta poi è, da un lato, semplicemente sulla fedeltà politica al colore della giunta, e questo purtroppo credo che avvenga in tante parti d'Italia. E l'altra, la valutazione che è fatta è unicamente sul bilancio di queste aziende, infatti vengono chiamate aziende. Ma quando si gestisce un servizio pubblico, tu non puoi valutare solo il bilancio, tu devi valutare anche l'efficienza, l'efficacia di questo servizio e come è stato proposto questo servizio ai cittadini, quanto ha incontrato le esigenze dei cittadini. Quindi noi abbiamo direttori generali nelle cui ATS ci sono liste d'attesa di mesi, magari anche verificato personalmente, superiori a un anno, parlo dell'epoca pre-Covid, per poter avere una visita, e nello stesso tempo vengono confermati perché sono intervenuti come voleva la regione relativamente ai bilanci, poi in che modo? Tagliando i servizi, tagliando il personale. Certo. Siamo di fronte, per capirci, a una logica della medicina che, primo, è impostata tutta unicamente sulla cura. Secondo, una medicina iperspecializzata. E terzo, impostata sulla cura ai massimi livelli di tecnologia. Per cui si spendono tanti soldi per produrre o per avere sul mercato un farmaco che serve per i malati oncologici, che può aumentare l'attesa di vita magari di 2 settimane o di un mese, mentre si chiudono i servizi di base, per cui per fare una visita oculistica, lo testimonio direttamente, si aspetta anche 18 mesi, dico 18 mesi. E quindi è proprio la logica del servizio sanitario che va ribaltato completamente nella fase attuale, anche perché noi purtroppo non possiamo pensare che il Covid sia l'ultima patologia infettiva a cui ci troviamo di fronte, per i cambiamenti climatici, per il modello di sviluppo, per la deforestazione, per l'uso scellerato di antibiotici relativamente a una serie di allevamenti e via dicendo, noi abbiamo prodotto il fatto che alcuni agenti infettivi che prima erano lontani e separati dall'essere umano, adesso sono venuti in contatto con l'essere umano e hanno infettato l'essere umano. E questo non è difficile prevedere che si ripeterà. Allora noi dobbiamo avere una sanità pubblica che sia rivolta principalmente a un problema, lo dice la parola, di sanità pubblica, cioè un problema di prevenzione, di alert, cioè di indicatori sul territorio in grado di avvisare il prima possibile se in arrivo una nuova patologia e quindi poi permettere di studiarne le caratteristiche, quindi interventi appunto territoriali di primo livello e via dicendo. La sanità è organizzata tutta su altri paradigmi. Allora bisogna finanziare di più il Servizio Sanitario Nazionale, suddividere in modo diverso le percentuali che vanno a determinati dipartimenti, a determinati settori, rispetto a quelli che invece vanno alla prevenzione, che sono unicamente briciole. Va rifatto anche il percorso di studi di medicina, ripensato.
oltre che va tolto il numero chiuso, è ampliato il numero delle specialità, perché abbiamo i medici che si specializzano sempre più, che sanno magari intervenire sulla terza falange del secondo dito della mano sinistra, ma che poi non hanno minimamente una visione generale, no? Quindi c'è, io, questa epidemia ci dovrebbe aiutare a ripensare l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. C'è il rischio invece che davanti a queste carenze che vengono percepite dal pubblico come una carenza dello Stato, in qualche maniera non si faccia un ragionamento di questo tipo, ma invece si faccia un ragionamento di allora è meglio il privato? Cioè, dopo il coronavirus può diventare difficile fare questo tipo di ragionamento, ribaltare, come dice lei, la sanità pubblica? Io spero che diventi più facile, perché migliaia e migliaia di persone, almeno qua in Lombardia, ma migliaia, decine di migliaia di persone stanno sperimentando il disastro. Stanno sperimentando che sono a casa senza poter fare nulla, cioè nel senso non gli è fatto il tampone, non hanno la diagnosi, non sanno, no? Stanno verificando che i loro congiunti non sono stati ricoverati, stanno leggendo e vedendo quello che è accaduto dentro l'RSA. Quindi io mi auguro che ci sia questa consapevolezza. Certo che non è facile. La regione ha pubblicato qui in Lombardia sui principali quotidiani un spazio pubblicitario preso insieme, anche questo è gravissimo, alla, non mi ricordo la sigla, ma insomma il consorzio, il coordinamento delle attività private in campo sanitario, okay? E ha pubblicato questa spottone pubblicitario dove dice la collaborazione tra sanità pubblica e privata ha dato degli ottimi risultati, ringraziamo la sanità privata, dicendo, ecco. Quindi questo è un segno che si sentono in difficoltà, però ovviamente hanno le risorse, la capacità comunicativa anche per informare. Io sono, lo dico, ve lo dico, io sono qua con voi anche perché lo strumento che stiamo utilizzando è l'unico che ci è rimasto. Noi viviamo in una realtà dove la stragrande maggioranza dei media mainstream non fa più inchiesta nel modo più assoluto e è prono al potere politico che c'è di volta in volta. Poi al massimo cavalca gli scandali quando questi sono esplosi. Cioè, io per settimane, noi come osservatorio coronavirus messo insieme dalla trasmissione, no? 37.2 della Medicina Democratica, abbiamo indicato quello che avveniva nelle RSA fino a quando si sono mossi i magistrati. A quel punto, quando si sono mossi i magistrati, tutti i giornali locali hanno cominciato a fare grandi servizi. Ma ormai la questione era già sul tavolo dei magistrati. Ma su tutto il resto, il silenzio è totale. Qui c'è proprio una patologia paese. E negli altri paesi occidentali il ruolo dei mezzi di informazione è diverso, è quella di andare a fare le pulce al potere politico, di stimolarlo, di fare l'inchiesta, di andare a verificare se le dichiarazioni corrispondano alla realtà. Tolto qualche giornalista d'inchiesta che ci sono, figurarsi, bravi, alcuni hanno anche pubblicato delle inchieste interessanti, ma stanno sulle dita di due mani, non di più. Sì, infatti, questo è un problema. Tra l'altro, anche per quanto riguarda la questione dei numeri, a parte il fatto che, come diceva lei, se non c'è uno studio, forse i numeri non sono così attendibili. Mi dica lei se questa cosa è plausibile pensarlo, voglio dire, se non si sa bene quanti sono i contagiati, quanti sono i deceduti per effetto del coronavirus, è anche difficile fare delle conclusioni come sono state fatte fin dall'inizio su comportamenti che per carità sono anche scorretti, personali, su quelli che sono scesi da Milano al sud, sul runner, su tutte queste persone, e quindi si eleva il fenomeno a una sorta di orizzonte morale per cui è colpa vostra che non avete fatto quello che dovevate e non di una gestione a monte che doveva essere fatta in un altro modo. Cioè, secondo lei questo aspetto? Certo. Ma certo, ma adesso veramente, cioè, io ho un figlio che fa la quarta elementare, ma se solo avesse 2 anni di più, in prima media avrebbe capito da solo la follia e l'assenza di qualunque dato scientifico rispetto ai numeri che la Protezione Civile ci ha comunicato alle 6. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quanti positivi ci sono su che cosa? Qual è il denominatore? Sui tamponi che ogni giorno venivano fatti, cambiando numero, venivano fatti con 20 criteri diversi, in 20 regioni diverse. Che senso ha?
non c'è nessuna base scientifica. Se manca il denominatore, mancano delle indicazioni su a chi vai a fare il tampone, è chiaro che i risultati possono modificarsi totalmente da un giorno all'altro, tanto per citare qualcosa. Oppure che cosa? Alla percentuale delle persone risultate positive sui tamponi fatti, dimenticandosi di dire che i positivi sono di giorni precedenti, perché non è che il risultato del tampone gli arriva nel giro di un'ora o di due, quindi su che numero lo vai a misurare? No, oppure davano il numero, la dicevano qual era la percentuale delle persone risultate positive quel giorno sul numero dei positivi fino allora totalizzati. Vi rendete conto che è una follia? Vi faccio un esempio matematico: se ogni giorno noi abbiamo 1000 positivi, facciamo finta di essere alla fine della prima settimana, se fino a quel momento ci sono 10.000 positivi, quando ne hai 1000 il giorno dopo, dici che hai avuto che cosa? Un aumento del 10%? Se dopo un mese tu hai ancora l'aumento ogni giorno di 1000 positivi, ma alla fine del mese ci sono 100.000 positivi, cosa dici? Che va meglio perché è avvenuto l'aumento solo dell'1%? Mi sono spiegato? L'aumento è sempre stato di 1000 positivi. Ma quando mai vai a misurare l'aumento dei nuovi positivi sul numero totale di positivi che si sono verificati fino a quel momento? Ripeto, un ragazzino di prima media lo capisce. Quindi sono numeri usati in un modo o nell'altro secondo il messaggio che si voleva dare alla popolazione, quindi veramente un disastro. Poi c'è un problema che ha toccato lei, è importantissimo, la comunicazione. Ma non si può fare un decreto annunciando alle 10 di sera, mi pare che fossero, comunque insomma in serata, che uno non potrà muoversi fuori dalla regione, che la Lombardia verrà chiusa, senza prima fare informazione, spiegare molto bene la malattia, come si diffonde, cos'è, quali sono le precauzioni da prendere dentro un contesto sociale, perché non era bene muoversi e spostarsi da quella regione, perché altrimenti si sarebbe diventati, diciamo, tra virgolette, complici del virus, nel senso si sarebbe favorita la diffusione del virus. Ma se si dà solo l'annuncio che verrà chiusa una regione, che non ci si potrà spostare, senza dare altre informazioni, e senza anche dire che cosa succede a chi rimane fuori regione, no? Perché magari uno era in Lombardia, questa persona può venire assistita, non è che potrà stare se in un albergo per un mese in un albergo, e lo Stato interviene. L'assenza di queste informazioni ha portato all'evento che tutti poi hanno visto, che le persone si sono spostate, chi doveva tornare a sud è tornato a sud. Vogliamo fare, e qui sono le istituzioni che dimenticano il ruolo che devono avere. O facciamo un altro esempio. A un certo punto viene dato l'annuncio che lunedì, se non sbaglio, 4 maggio, si va, passa in fase 2, quindi la gente può uscire più facilmente, eccetera. Ma se tu sei il sindaco di una grande città, ti immagini che quel giorno molta gente uscirà? Sai benissimo che quali sono le zone nella tua città dove la gente va in genere e dove ci può essere maggior folla. Allora, vuoi prevedere prima una presenza di vigili? Non tanto che vanno subito a dare le multe, ma che vanno a far mettere le mascherine e a rimandare a casa la gente. E se uno non esegue, non rispetta le distanze, a quel punto gli danno le multe. Niente. Salvo poi dopo, il giorno dopo, fare una filippica tremenda, l'incazzatura, colpa della gente. Ma momento. La gente che non ha usato le mascherine, lo dico chiaramente, e che non ha mantenuto le distanze, ha sbagliato, ha una responsabilità ed è giusto riprenderle e intervenire. E se qualcuno è multato, è stato giusto multare. Ma tu, se sei responsabile di una città e anche la responsabilità sanitaria, perché il sindaco è responsabile sanitario, quel giorno non intervieni, prima non innesti un meccanismo dissuasivo rispetto alla popolazione. C'è un terzo esempio, l'11, il 4, il 5, il 6 maggio, tutti a discutere di questi fenomeni. Ripeto, la gente deve mettere le mascherine, tenere la distanza e quindi se non lo fa viene multata. Ma io chiedo, c'è stata una televisione o un media che è andata con una macchina fotografica, una telecamera dentro un ambiente di lavoro a vedere se le distanze erano rispettate, se i dispositivi di protezione c'erano, oppure se quella produzione andava interrotta come prevede il decreto fino a quando non ci sono dispositivi di protezione individuale, per poi sentirsi dire dalla direzione dell'INAIL che ogni giorno ci sono 300 nuovi casi di segnalazione di infortuni sul lavoro, cioè di infezione avvenuta sul lavoro. Ma su quello nulla, nessun ente locale
ha detto andiamo a verificare all'interno di un luogo di lavoro. Perché? Perché lì dietro c'è Confindustria, con il suo peso, peso in grado di condizionare il mondo politico-amministrativo, e quindi non si va. Non è un caso che noi, questo è proprio assurdo, noi abbiamo dei decreti che prevedono le multe verso i cittadini che non rispettano le regole. Benissimo. Ma vi siete accorti che nei decreti che permettono la riapertura dei luoghi di lavoro non è prevista nessuna sanzione per il datore di lavoro che non rispetta le misure di precauzione, ma semplicemente l'interruzione della produzione fino a quando non si mette in regola? Risultato, molti datori di lavoro dicono io apro comunque, poi se mi bloccheranno a quel punto mi procurerò i dispositivi, se no vado avanti a lavorare così, sapendo che di controlli ne vengono fatti pochissimi. Queste sono contraddizioni grosse, quindi le varie istituzioni a diversi livelli hanno le loro responsabilità. Come non dimentichiamo in questa carrellata generale che stiamo facendo, la responsabilità numero uno, condivisa dal governo della regione Lombardia, di non aver messo la zona rossa in provincia di Bergamo. Perché quante morti si potevano evitare? Quanto si sarebbe potuto contenere il virus? Io aggiungo che a un certo punto avrebbe potuto addirittura mettere la zona rossa anche nella zona di Cremona, per i dati che ci sono stati a un certo punto. Ma siccome lì c'è un intreccio tra una regione orientata da una parte e un governo orientato dall'altra, che è in sintonia con le amministrazioni locali, si sono messi tutti d'accordo, no? Temendo di diventare impopolari e subendo la pressione di Confindustria, si sono messi tutti d'accordo in dichiarare la zona rossa. Ma la mancata dichiarazione di quella zona rossa l'abbiamo pagata tutti, mica solo noi lombardi, tutti con la diffusione del virus. Sì, uno dica a me che è di Bergamo, so benissimo cosa intende. Ma per quanto riguarda la questione vaccino, siccome comunque c'è stata questa dinamica di chi può pagare ha accesso a determinate risorse e chi invece non può si arrangia, è plausibile pensare che una volta che finalmente verrà trovato questo vaccino ci sarà una dinamica di questo tipo anche con i vaccini, o possiamo stare tranquilli e pensare che per una volta tanto sarà gestito con un minimo di criterio? Cosa vi devo dire? Di stare tranquilli? No, non state tranquilli, non state tranquilli, perché la storia va in un'altra direzione. Non è un caso che proprio qualche giorno fa il professor Garattini ha lanciato un appello rivolto agli stati e rivolto anche alle aziende farmaceutiche, dicendo attenzione, la ricerca che state facendo sul vaccino è in parte anche finanziata con risorse pubbliche e risorse di fondazioni, quindi non solo con soldi vostri. Quando, se mai arriverete alla produzione del vaccino, dovete ricordarvelo. Deve essere reso disponibile a tutti. E l'appello rivolto agli stati è: organizzatevi immediatamente per mettere a disposizione tutti i laboratori possibili, perché se domani dovessimo avere il vaccino, bisognerà produrre in miliardi di dosi questo vaccino. E dove si produce? Nei laboratori solo dell'azienda che eventualmente avrà il brevetto? E da qui la richiesta sempre fatta da Garattini che non si applichi il brevetto nelle modalità attuali. Modalità attuali in base agli accordi TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà intellettuale stabiliti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prevedono che chi produce, chi mette sul mercato un vaccino, un farmaco, per 20 anni ne ha il monopolio, è l'unico che lo può produrre. Allora, c'è un problema di costi e un problema di capacità di produzione, bisogna modificare questa regola. Se c'è un'emergenza, questa non vale solo per le persone che devono stare chiuse a casa, deve valere anche per Big Pharma, no? Cioè per le grandi aziende farmaceutiche. Si muoveranno gli stati in questo modo? Io non sono ottimista, perché finora hanno sempre giocato di sponda con Big Pharma. Questo riguarda il vaccino, ma questo riguarda anche eventualmente la scoperta di nuovi farmaci, che in questa fase sono più importanti, perché il vaccino non avrà tempi brevissimi. Ci sono diverse fasi nello studio e un vaccino, quando viene messo sul mercato, deve essere un vaccino che funziona e che funziona al 100%. Non è che possiamo rischiare di dire a qualcuno sei immunizzato, non ti infetterai e poi questo si infetta. Noi abbiamo bisogno subito di farmaci. Anche qua, se dovessero arrivare a scoprire l'efficacia di un nuovo farmaco, perché finora si stanno utilizzando farmaci che erano già disponibili per altre patologie, ma se si dovesse arrivare a un nuovo farmaco, che cosa succede? Scatta il brevetto?
se ritorna a quello che è accaduto con Sofosbuvir, il farmaco per l'epatite C, per cui veniva venduto qua a 64.000 euro, a 80.000 dollari negli Stati Uniti, quando il costo di ricerca e produzione non arrivava al 10%, con la gente che da Milano e da Torino è dovuta andare in India. Sono casi che ho seguito direttamente per procurarsi il farmaco, perché l'India ha una legge diversa sui brevetti e quindi poteva tenere dei prezzi molto più bassi. Queste sono questioni che è bene discutere adesso, eh? Non dover discutere poi a posteriori, quando, come speriamo, ci sarà un farmaco. Certo. Poi c'è tutta la questione test sierologici, non è molto comprensibile se siano utili, se siano solo un altro modo per fare business da parte delle aziende, cioè non è chiaro se è utile solo associato a un tampone. E a chi lo chiediamo? A chi lo chiediamo? Io sto parlando con lei adesso. Ho finito di leggere la nuova, non so se circolare o decreto, del ministro della sanità 10 minuti prima di cominciare con lei la diretta. Francamente. Non è chiaro. No, io sono rimasto... Cosa dice il ministero della sanità? Cosa dice? Dice, ad oggi, in base a... cita tutta una serie di evidenze, e in base a quanto dice l'OMS, e in base a quanto dicono le istituzioni europee, ad oggi noi non abbiamo un test per gli anticorpi che garantisca quel livello di certezza e di approfondimento tale per cui possa essere veramente utile. Cioè, dice, c'è un problema di falsi positivi, di falsi negativi, cioè di risposte che non siano corrette, dovute anche a una possibilità di cross reaction, cioè di reazione incrociata con altri anticorpi prodotti rispetto ad altri virus. Quindi dice, non c'è certezza. In più, noi abbiamo bisogno non solo di sapere se c'è una risposta di anticorpi, ma di sapere quali anticorpi sono presenti e qual è il titolo, cioè semplificando la quantità di questi anticorpi, se questi anticorpi poi sono neutralizzanti rispetto al virus oppure no. Dice, queste informazioni in modo preciso non le abbiamo, per cui per ora, dice, al di là del fare il test degli anticorpi, anche chi dovesse risultare positivo agli anticorpi, quindi vuol dire che è stato infettato, deve comunque fare il tampone per sapere se può ancora infettare o no. E poi questo documento del Ministero della Sanità dice anche, attenzione, perché può anche capitare che qualcuno venga diagnosticato come negativo agli anticorpi perché è stato infettato poco prima e nei primi giorni non c'è produzione di anticorpi, quindi non dà un livello di certezza. Quindi una serie di spiegazioni e indicazioni che da un punto di vista scientifico mi convincono, che non dicono che non avremo mai un test efficace, eccetera, ma dicono che lo studio deve ancora andare avanti. Però che cosa accade? Che verso il termine di quel documento si dice che c'è stata una gara, che ha vinto un'azienda una gara per produrre un test per gli anticorpi e si raccomanda che il test che sarà messo sul mercato abbia una determinata specificità, una determinata sensibilità, cioè riduca al minimo e dà dei percentuali i falsi positivi e i falsi negativi. Allora, adesso sto parlando da tanto, ho detto cose anche pesanti, strappiamo un sorriso. Oh, la schizofrenia è una brutta malattia. Mi spiego, con rispetto per chi ce l'ha e la sofferenza di chi ce l'ha. Come si fa a fare un documento in cui prima si dice attenzione, non utilizzate il GEB, dice c'è una società che ha vinto una gara. Ma quella gara chi l'ha fatta? Infatti sì. E siamo sempre lì, no? Non è che puoi fare una gara per il test anticorpi senza l'ok del ministero. E allora, cosa, mi mandi tutta una circolare che mi mette in dubbi, che raccomanda, che non è esaustivo, che bisogna fare i tamponi, e poi dopo voglio capire dove devo andare a fare i tamponi, e poi dopo mi si dice c'è stata una gara, c'è stata. L'ha fatta qualche struttura legata al ministero, alla sanità nazionale, non so chi, quella gara. E allora, se non siamo ancora in grado di arrivare a produrre un anticorpo, devi dire fermi tutti, cioè fino a un test per gli anticorpi, non siamo in grado di produrre, scusate, un test per gli anticorpi sicuro nelle risposte che dà e di sicura interpretazione, allora devi dire
Va bene, è stata fatta la gara, un'azienda ha vinto, ma fermi lì. Fino a quando non c'è un test che corrisponde a queste qualità, fermiamo tutto, anche perché la produzione eccetera va avanti con soldi pubblici, non è che le aziende lo fanno gratuitamente. Adesso, l'ho letto un'ora fa, questa circolare, mi stavo domandando che cosa dovrò dire quando faccio la mia diretta Facebook per cercare di spiegare a chi mi ascolta qual è la situazione. Per cui che cosa succede? Che le regioni, i comuni, i singoli che si sono attivati e che fanno il test per gli anticorpi per conto proprio, li possono fare? Lì dopo tutta questa spiegazione, per quanto interpretato l'italiano, che è molto contorto, sembrerebbe che dei test le strutture private li possano fare purché abbiano il marchio CE, perché non c'è un divieto a farli fino a quando non ci sono alcuni parametri. Quello che ho capito è questo, quindi non, dice che in qualche modo li possono fare, dopo aver avvisato che probabilmente questi non danno delle risposte precise. Quindi, in sostanza, il test nazionale non c'è. Qualcuno è stato incaricato di produrlo e il Ministero dice però devi rispettare sensibilità e specificità perché per ora queste cose non ci sono. Quindi vuoto totale. Ogni ente locale si organizza per conto proprio, usa dei test che secondo il Ministero ad oggi non hanno quella validità, e che cosa succede? Che laboratori privati a loro volta fanno il test, lo fanno pagare, adesso l'ultima cifra di venerdì era 75 euro, un caso che una persona mi ha segnalato, e poi la persona davanti a un risultato che non sa che valore può avere. Ci rendiamo conto in quale situazione siamo. Infatti il punto centrale che possiamo ricavare da tutta questa situazione direi che quantomeno lo stato è ambivalente, questo è quantomeno ambivalente. Ah sì, cioè non c'è, allora di fronte a una patologia di cui si conosce poco è chiaro che si deve andare anche un po' alla volta, alcuni passaggi saranno fatti con difficoltà a tentone, qualche volta sarà necessario tornare indietro, figurarsi, nessuno ha la macchina per vedere il futuro. Però quando poi si danno delle indicazioni alla popolazione, queste indicazioni devono essere chiare, intellegibili, le persone devono poterle capire, devono sapere come si devono comportare di conseguenza. E poi ci vuole un atteggiamento diverso rispetto alla sanità privata. Se si dice che i test per gli anticorpi ad oggi non hanno una validità scientifica o hanno una validità scientifica ridotta, io non lo so, ma se le ricerche dicono questo, allora devi dire che non autorizzi i laboratori privati a fare quei test, perché diffondono falsi dubbi, false certezze a seconda del risultato tra la popolazione. E lo Stato è responsabile della salute della popolazione. Quindi allora dici fermi tutti anche i laboratori privati, fino a quando non abbiamo una certezza. E quando hai la certezza, prima metti in grado la struttura pubblica e il Servizio Sanitario Nazionale di poter intervenire. E poi dopo valuterai, no? Se autorizzare a che condizioni il privato e magari calmierizzando il prezzo, magari, no? Anche questo è sicuramente un punto, cioè test che costano 200 e passa euro, chiaramente disponibili solo a alcune persone, come al solito. Per chiudere con una nota positiva, ci sono dei casi, dei modelli positivi di risposta a questo virus che secondo lei sono stati... Vabbè, diciamo, io ho parlato del disastro che si è verificato soprattutto in Lombardia. Per esempio, per quanto riguarda il tracciamento dei contatti e un uso scientifico, non c'è bisogno di aggiungere altre parole, scientifico, dei tamponi, il Veneto si è comportato con una modalità molto diversa. E infatti la mortalità in Veneto è molto diversa da quella lombarda, la letalità per la precisione, cioè il numero di decessi rispetto alle persone positive è molto inferiore a quella lombarda, ed è inferiore in Veneto anche la percentuale delle persone che sul numero di positivi individuati che sono finiti in ospedale, perché hanno potuto essere assistiti maggiormente sul territorio. Quindi su quell'aspetto, poi anche lì di errori ce ne sono stati tanti, ma su questo aspetto specifico quello è stato un comportamento decisamente migliore di quello che è avvenuto in Lombardia. Oppure se dobbiamo guardare all'estero, un esempio banale, semplicissimo, in Norvegia hanno chiuso contemporaneamente i luoghi di lavoro e le scuole, e poi hanno aperto alcune classi delle scuole, alcuni spazi delle scuole, per i figli di coloro che dovevano comunque andare a lavorare, per evitare che
avendo chiuso le scuole come è accaduto in Italia, non avendo chiuso i luoghi di lavoro che sono stati chiusi dopo, in quelle settimane i bambini con chi sono rimasti? Con i nonni, cioè con le persone più fragili. E noi sappiamo che sembrerebbe proprio che i bambini si infettano più difficilmente, evolvono più difficilmente, però possono essere portatori asintomatici e quindi possono infettare i nonni. Quindi andava posta una cesura generazionale, no? E cosa che hanno fatto, ad esempio, in Norvegia. In Italia assolutamente questo non è stato fatto, ma anche adesso, mentre parliamo, che i luoghi di lavoro hanno riaperto tantissimo e lunedì prossimo riapriranno altri. E tutti i servizi per i bambini, per l'infanzia, eccetera, sono tutti chiusi. Con chi stanno i bambini? Parlo dei bambini piccoli. Con i nonni, ma non abbiamo imparato abbastanza. Ma non l'ha detto l'Istituto Superiore di Sanità l'altro giorno, che l'età media dei decessi è 80 anni? Va bene, io mi fermerei qua. Sì, no, infatti, fermiamoci qui. Va bene. La ringrazio per la sua disponibilità. Buona giornata. Grazie altrettanto Per e aver servito sotto sopra. perfetto, e poi ci farete sapere, mi farete sapere quando l'avete pubblicata, così facciamo girare. Va bene? Grazie. Grazie, arrivederci.